Dal desiderio stesso di rispettare gli alberi bellissimi, la planimetria dell'edificio ne è rimasta come sveltita. Si accede al planetario per un'ampia scalinata all'aperto e per un ingresso austero, che richiama col suo ordine classico il carattere di un tempio. Le finestre sono poste a ogni vertice dell'ottagono e illuminano dall'alto i diversi locali annessi. Le porte, in numero di 6, ben inquadrate dalla robusta sagoma di pietra, aprono i loro battenti all'esterno, su rampe circolari di pochi gradini, riuscendo a restituire rapidamente alla realtà i sognatori di un'ora. Nell'interno, le tinte dell'atrio sono in azzurro cupo. Vi appaiono solo lievi scie argente di costellazioni. Ogni decorazione è bandita, specialmente i motivi luminosi, in quanto che il pubblico, appena immesso, deve trovare nell'atrio una sosta necessaria affinché il suo occhio incominci ad acquisire quella sensibilità che raggiungerà completa nel buio della sala. Si è cercato di creare un ambiente di calma serenità, tale da rendere il visitatore disposto a salire alle stelle. 1930, Milano, Piero Portaluppi. Thank you.